ragazzi, ma da quando è che il Lamborghini produce anche astronavi? Ah no, aspetta, questa non è un'astronave, si tratta della Lamborghini Aventador SVJ Roadster. 800 esemplari saranno prodotti, 387.000 euro il valore, ma direi che possiamo giustificarli per le prestazioni, per quello che si nasconde sotto il cofano, posteriore ovviamente, un vero e proprio patrimonio dell'umanità, freni in carboceramica, estesissimo utilizzo della fibra di carbonio e il sistema ala 2.0 che originariamente avevamo visto debuttare sulla Huracan Evo. Abbiamo queste feritoie qui davanti che possono aprirsi o chiudere per andare ad aumentare la deportanza o per ridurre il drag al rettilineo. La soluzione è presente sia all'anteriore che al posteriore, e poi ci sono tutte queste pinne, queste prese d'aria che servono per gestire al meglio i flussi. La SVJ Roadster è del 40% più efficiente a livello aerodinamico rispetto alla SV Roadster, per cui performance che sono ovviamente più alte. Vi faccio vedere anche gli interni, dove spiccano questi sedili, bellissimi, non mi azzardo a toccarli. Là c'è il cockpit, ovviamente tutto digitale, e ci sono anche i comandi del cambio, che è un ISR frizione singola a 6 rapporti, un po' il tallone d'Achille secondo tanti di questa vettura. Dal punto di vista prestazionale, una doppia frizione sarebbe magari più veloce, più efficiente, riuscirebbe a ridurre ancora di più i tempi di cambiata, per cui la performance, ma a detta di altri restituisce una sensazione durante le cambiate che non vanta nessuna auto in giro al giorno d'oggi. La parte posteriore, vedi questi scarichi che sono tra l'altro di dimensioni devastanti, devo dire. Da qui esce la melodia del V12 da 770 cavalli e 770 Nm di coppia, che come vi ho già detto secondo me è patrimonio dell'umanità, e come vedete sono stati rialzati per poter consentire di rivedere per bene la parte dell'estrattore, che è stata ulteriormente arretrata e che fa lavorare ancora meglio i flussi che arrivano dal sottoscocca. Dicevamo, alla 2.0, eccolo qui il sistema, l'aria viene incanalata da lì, dove ci sono due valvole che fanno affluire l'aria dentro il piloncino. Le valvole possono essere chiuse per consentire all'ala di garantire la massima capacità di downforce, si possono aprire per ridurre al minimo il drag grazie a queste feritoie, le vedete qui, ma volendo possono anche aprirsi separatamente, possono aprirsi e chiudere separatamente per creare un sistema di aereo vectoring che schiaccia a terra dalla parte interna della curva l'auto mentre appunto affronta un tratto guidato su qualunque circuito. Prezzo lo abbiamo detto, cifre davvero spaziali, qui guardate si vede bene una di 800, questa è la prima costruita. Anche qui Reggiani in alcune interviste ha diciamo anticipato il fatto che lo sforzo di Lamborghini si concentrerà nel mantenere intatta la presenza del V12 aspirato. Ovviamente sarà complice l'arrivo dell'ibrido. Qui il peso è circa sui 1575 kg, dovremmo essere una quarantina di kg più alti rispetto alla Aventador SVJ che detiene il record al Nürburgring. Tra l'altro qui vi ricordo non c'è un meccanismo di apertura e di chiusura, ci sono soltanto due pezzi che vengono staccati, che possono essere tolti, stivati mi sembra sotto il cofano anteriore, e si va a cielo aperto col vento tra i capelli. Tutto questo è reso possibile dal fatto che l'auto poggia, la base dell'auto è appunto una monoscocca in fibra di carbonio. Ve la faccio vedere un po' più lontana, da più lontano, guardate che spettacolo, non so davvero cosa dire, parla davvero da sola. Detto questo, vi invito allora a commentare qui su YouTube, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa bellissima SVJ Roadster. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto, ciao ciao!